Salve a tutti, sono Master Wallace. Carico, carico, carico. Allora, buongiorno ragazzi, anche oggi è un argomento come sempre interessante, è un argomento che in realtà, come dire, era già stato affrontato in passato, ma sapete che le vicende umane hanno delle continue evoluzioni, tutto in continua evoluzione. Ogni vostra giornata, ogni vostra ora della giornata, sono degli eventi in continua evoluzione. Noi esseri umani cerchiamo, a differenza degli animali, siamo in grado di pensare al futuro, pensare al dopo, prevedere, studiare soluzioni. Ovviamente ci sono dei limiti, però questa nostra capacità di guardare oltre il tempo, guardare avanti e prevedere è quello che ci ha fatto avere il progresso nell'umanità. Allora, la domanda è, non posso più andare in palestra, come allenarmi a casa? Punto interrogativo. Questo qui è un argomento che durante questi ultimi 2 anni con la pandemia ha coinvolto tantissime persone. Perché? Perché non entro qui nel merito adesso delle decisioni personali, eccetera, eccetera. Ma molte persone a causa di questo problema non sono più andate in palestra. Quindi è questo, chiaramente a chi mi rivolgo? Mi rivolgo non all'uomo, diciamo, comune che in palestra non c'è mai andato, che non gli interessa, per cui non, anche con la sua forma fisica ha poco interesse. Mi rivolgo a chi ha interesse al proprio fisico, anche con certe ambizioni, o comunque ha interesse a allenarsi per mantenersi al meglio. E quindi magari ha sempre frequentato una palestra e poi, ripeto, per motivi relativi alla pandemia o in questi ultimi tempi, purtroppo, anche qui non entro nel merito, ma abbiamo visto che con l'aumento dei costi dell'energia, la situazione economica comincia a essere critica, per cui molte persone a un certo punto letteralmente non possono più andare in palestra o decidono di non andarci anche per questioni proprio di risparmio, ecco. Quindi questo è il punto. Per qualsiasi motivo una persona non può più andare in palestra, che cosa potrebbe fare a casa? Allora, a casa, io ve lo dico chiaro, ragazzi, io ve lo dico chiaro, non c'è niente che possa eguagliare l'allenamento fatto in una palestra, ok? Punto. A meno che non avete una palestra a casa talmente attrezzata, talmente grande, che praticamente sostituisce una palestra a tutti gli effetti. Io conosco qualcuno che ha fatto una cosa del genere, ma attenzione, io dico veramente proprio avere una palestra reale in casa, e qui ci vogliono possibilità economiche, aggiungo anche spazio, notevolissimi. Adesso per citare un esempio famoso, ricordo ai suoi tempi Ronnie Coleman quando si allenava. Aveva una palestra personale in casa che uno la vedeva e diceva: beh, ma questa è una palestra a tutti gli effetti, perché era enorme, aveva tutto, praticamente era così, però lui poteva anche farlo. Ma pochissimi possono fare questa cosa. La maggior parte della gente cosa fa? Ha un'abitazione, ha un minimo di spazio, un minimo, e quindi lì dice: io qui che cosa posso fare? La soluzione più ovvia che tutti cercano di fare è quella del corpo libero. Dico, beh, faccio qualche esercizietto, cioè, ovviamente poi abbassano le loro ambizioni fisiche, però dicono per fare qualcosa, per non stare proprio fermi, faccio il corpo libero e ci sono quei esercizietti qua e là di corpo libero che qualcuno pensa che possa in qualche modo mantenere eventuali guadagni che si erano avuti in palestra. Non è così, nessun corpo libero può mantenere i guadagni fatti in palestra, tutto il più può servire per un minimo di tonificazione muscolare, ma proprio a livello di volume muscolare, massa e forza, col corpo libero perderete tutto, semmai lo avete avuto. E quindi per me non è una soluzione. Certo, se uno proprio non ha niente, piuttosto che stare in poltrona, faccio il corpo libero. Ma in realtà, vedete, con pochi mezzi limitati e nemmeno, diciamo, molto, molto costosi, nemmeno impossibili da un punto di vista economico, veramente,
È una spesa minimale che poi una volta fatta vi rimane per tutta la vita. Allora, è possibile costruire un tipo di allenamento che riuscirà quantomeno a farvi mantenere in gran parte quello che avevate guadagnato in palestra. Cioè, riuscite. È come se voi aveste avuto una specie di un conto in banca, no? Succede un evento che comincia a corrodere rapidamente questo conto e voi trovate una soluzione, tipo una soluzione, un lavoretto che consente di minimizzare questa perdita. Arrestarla completamente probabilmente no, però la potrà minimizzare, anzi forse un domani anche rallentarla e fermarla. Però ovviamente se era partita da un livello più alto, allora voi rallentate questa perdita, a un certo punto riuscite anche a stabilizzarla, ecco. Quindi se vi allenate in casa con certi mezzi potete quantomeno stabilizzare quello che avevate guadagnato. Io vi dico la verità, quando mi sono allenato in un gym per tutto il periodo che le palestre erano chiuse, con due manubri, un bilanciere, una panca, ovviamente avevo anche due appoggi per l'asta. Io in tutti quei mesi là ho mantenuto la mia massa muscolare praticamente intatta, anche perché in quel periodo chi mi segue sa che mettevo per mesi, tutti i giorni, mettevo quando mi allenavo le foto e vedevano che il fisico era quello, anzi alcuni dicevano, ah, ma sei anche migliorato. Migliorato probabilmente no, però ho mantenuto tutto. E come ho fatto a fare questo? Con due manubri, un bilanciere e una panca. Con queste cose qui che sono... Non sono complicate da avere. Tra l'altro, all'epoca con la pandemia non si trovavano neanche più, diciamo, online da comprare perché la gente che le comprava a destra manca non si trovavano più. Adesso è anche un periodo che si trovano, quindi bisogna approfittarne. Ripeto, due manubri, un bilanciere, una panca. Se potete, ovviamente, avere anche due appoggi per il bilanciere sarebbe meglio, quantomeno così quando fate panca e squat avete due. Però proprio così nella peggiore delle ipotesi si può fare anche senza quelli e quindi voi potrete in questo modo, credetemi, mantenere un buon livello i vostri guadagni muscolari e di forza anche di forza relativamente perché poi in un contesto così poi anche magari senza un partner è difficile però riuscite quantomeno a non farla sparire perché una volta che comunque i pesi li usate, li allenate negli esercizi classici del culturismo riuscite a fare molto. E poi un'altra soluzione è quella di, diciamo, se uno dice non ho il bilanciere, non ho la panca, non ho due manubri. Due manubri è veramente l'attrezzatura minimale che uno possa avere in casa. Ovviamente due manubri un minimo anche componibili, non due manubri fissi, tipo da 10 kg. Due manubri componibili quantomeno per arrivare almeno a 20 kg componibili. Ecco, anche lì si scende a un livello più basso come efficienza, no? Come efficienza generale. Si scende a un livello più basso, però è un livello che anche quello quantomeno vi consente di mantenere un minimo di quello che avevate, sempre in attesa poi di tempi migliori. E quindi anche con due manubri è possibile fare qualcosa di buono. Quindi i tre livelli sono il corpo libero, poi in ordine di miglioramento i due manubri e poi terzo ordine due manubri più bilanciere e panca e aggiungo se avete anche i due appoggi laterali ancora meglio. Ecco, questi sono i tre livelli. Adesso attenzione però perché vi devo dire un'altra cosa. Ammesso che voi avete queste attrezzature o rientrate in queste cose, il problema è che molti si allenano letteralmente a casaccio, cioè hanno questi attrezzi e certo si allenano 2 o 3 volte a settimana, 4, a volte qualcuno fa anche tutti i giorni, si allena a casaccio. Allora, questa non è una cosa ottimale, questo non vuol dire massimizzare quello che voi potete avere come livello, perché allenandosi a casaccio non, semplicemente sbagliate. Uno dice, ma è meglio allenarsi a casaccio che non far nulla? Diciamo di sì, però la domanda è perché dovete minimizzare i guadagni e non massimizzarli. Allora, la soluzione è che dovete fare degli allenamenti che abbiano un senso, una logica che ci stia dietro, una logica che
coinvolge tutto il sistema di allenamento, quindi la frequenza, il volume di allenamento, la logica degli esercizi, ci vuole questa cosa. Ovviamente se poi c'è anche un aiuto a livello, diciamo, come consigli, come integrazione, per dire, perché anche, se, anche quando vi allenate a casa, l'integrazione è comunque importante, e se potete avere anche un minimo di quello sarebbe molto 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 utile. Quindi ci vuole una logica di allenamento. Ecco, io quando mi allenavo da un gym, seguivo ovviamente le mie logiche, mi sono mantenuto al meglio. E guardate che è difficile quando si è a certi livelli fisici mantenersi al meglio con un minimo di attrezzatura. Vuol dire che bisogna fare le cose veramente per bene. Se io mi fossi allenato a casaccio, non avrei mantenuto quello che avevo. E questo è il punto che dovete capire. Allora, noi quello che vi possiamo offrire in questo senso sono intorno ai tre livelli che vi ho detto, corpo libero, oppure solamente due manubri, oppure che è il terzo livello migliore, panca, due manubri e un bilanciere. Noi abbiamo qui tre soluzioni per queste cose. Si parte dal livello base. C'è un prodotto che si chiama Io mi alleno comunque. Cosa vuol dire questo comunque? Che anche non avendo niente ci si può allenare, ma ci vuole una logica anche lì. Cioè, per quanto vi possa sembrare assurdo, ci vuole una logica anche nel corpo libero. E comunque nel corpo libero si possono anche inventare, cioè ci sono esercizi che hanno un senso, una certa efficacia, mentre altri sono totalmente inutili. Quindi anche lì ci vuole una logica di allenamento. E noi lì abbiamo costruito anche lì delle idee, un sistema. Poi abbiamo il manuale con i due manubri, che anche lì abbiamo costruito delle routine di allenamento logiche basate su due manubri, secondo le logiche MWS implementate in quel contesto. E potete lì allenare veramente l'intero fisico, seppur in maniera limitata, ma comunque molto meglio rispetto al corpo libero. Poi c'è il terzo livello, che è il manuale Ungym, quello che ha avuto un grande successo in questi anni, con i due manubri, il bilanciere e la panca. E lì potete allenare il fisico a un livello quasi, quasi efficace come la palestra. E questo è quello che io vi consiglio, se voi potete, chiaramente. Quello veramente è il consiglio migliore che posso darvi, se potete farlo. Ripeto, sono cose che poi una volta che le avete prese stanno lì. Quindi un domani potete anche tornare in palestra, meglio. Se per qualche motivo non ci ritornerete, potete tornare a allenarvi a casa con un sistema Home Gym Wallace. E avrete i migliori risultati. C'è gente che si è trovata talmente bene che ha detto: io mi alleno solamente così, con Home Gym Wallace, ci sono tre livelli, e in palestra ci vado nemmeno più. Io ho detto: guarda, ovviamente sono scelte personali, io consiglio sempre di andare in palestra, perché è lì l'optimum, non plus ultra la palestra. Però c'è gente che si è trovata anche bene così, e quindi tra l'altro questo sistema va bene tutto l'anno, perché a parte i tre livelli che ci sono, ma poi, diciamo, per il discorso della massa, della definizione, lì si tratta poi di variare l'alimentazione, il lavoro cardiovascolare, magari andate fuori a camminare o correre, e più o meno è un sistema che può valere anche per tutto l'anno. Quindi, ecco, queste sono le soluzioni che vi proponiamo, che hanno avuto molto successo, la gente è soddisfatta. Quindi, poi c'è l'assistenza di master in questo senso, e questo è quello che devo dirvi. Poi, se voi in questo momento che mi guardate siete gente che va in palestra, che continuerà ad andarci, io vi dico: meglio così, continuate così. In questo caso, ovviamente, usate il sistema MWS, perché è il top per la palestra. Perché anche allenarsi a casaccio in palestra, poi, anche lì, non è che massimizzate le cose. Se andate in palestra e avete ambizioni culturistiche, mi fate le multifrequenze, vi allenate senza logica, non avrete mai i migliori risultati possibili. Quindi, in questo caso, palestra MWS. Ragazzi, vi ringrazio, guardiamo l'evolversi delle situazioni e, come dico sempre, forza e coraggio, ok? Al top.